ascolti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere delle piantine di mandorlo partendo semplicemente dalle mandorle che si comprano al supermercato, quindi senza dover per forza cercare dei semi particolari per poter ottenere la pianta. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quanto sia facile riuscire a farle nascere, ma soprattutto prendersene cura, farle fiorire e addirittura fruttificare, sarete contenti di averlo fatto. La prima operazione che dovremo compiere sarà quella di procurarsi delle mandorle e farlo è davvero molto semplice. Basterà andare in un qualsiasi supermercato e lì le si potrà trovare essenzialmente sotto queste tre forme. La prima è quella di una mandorla all'interno di un nocciolo e il nocciolo all'interno del mallo. Questo per intenderci, che in realtà non è altro che il frutto vero e proprio della pianta essiccato. Oppure all'interno di un nocciolo, come in questo caso, o quest'altra soluzione, quindi delle mandorle perfettamente pulite. Tra queste tre tipologie, quella che sembrerebbe la più adatta, ovvero una mandorla perfettamente pulita, in realtà è quella che io non consiglio, perché c'è la possibilità che queste siano state trattate con antigerminanti o che siano troppo secche e quindi che da qui non nasca nessuna piantina. Io consiglio sempre di procurarsi un nocciolo e aprirlo ed utilizzare ciò che estrarrete dall'interno nell'immediato dopo l'apertura, perché sarete quasi sicuri che quel seme sarà adatto per generare una nuova piantina. Procuratesi le mandorle, non resterà che aprirle, quindi o ci si procurerà uno schiaccianoci oppure un martello, come in questo caso, e basterà semplicemente andare a battere nel punto di giunzione delle due metà del guscio, così. Piccoli colpi in modo da non rovinare ciò che c'è all'interno, ed ecco qua, il seme è stato estratto. Procurarsi un contenitore, in vetro o in plastica sarà completamente indifferente, però dovrà essere trasparente e si dovrà poter chiudere e aprire ermeticamente. Dopodiché un tovagliolino in stoffa che abbia delle dimensioni di almeno 10 cm x 10. Aprire il contenitore, andare ad inserire il tovagliolino all'interno, in questa maniera, prendere i semi, metterli dentro il contenitore, chiudere, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che lo straccetto sia ben zuppo d'acqua, dopodiché chiudere il tutto. Adesso andare a posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, ed aspettare che da qui spuntino i germogli. Trascorsi all'incirca 15 giorni, andare a riprendere il tovagliolino per verificare se all'interno qualcosa è nato. Ed ecco qua, in questo caso su 5 mandorle che abbiamo inserito, 2 hanno già iniziato a germinare. E la radice di questa direi che è assolutamente perfetta, è circa 1,5 cm, e anche questa direi che è assolutamente ottima come radice. Le altre invece ancora non hanno iniziato a germinare, quindi queste 2 già potranno essere messe a dimora nel terreno, invece le altre 3 sarà sufficiente rimetterle all'interno del tovagliolino e aspettare che anche loro facciano una piccola radice. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia la mandorla una volta che ha iniziato a germinare. Eccola qua. La radice è assolutamente perfetta. Una volta che questa sarà inserita all'interno del terreno, la cuticola si spaccherà, le due parti della mandorla si apriranno e dalla parte centrale spunteranno le prime foglioline e poi proprio da lì crescerà la pianta. Preparare il terreno che vada ad ospitare questa tipologia di piante è davvero molto semplice, quindi basterà procurarsi della torba, una qualsiasi andrà benissimo, della sabbia, della pietra lavica e dell'argilla espansa e rispettare queste proporzioni, 70% ed il restante diviso in parti uguali, quindi 10, 10 e 10. Riempito il vaso con la miscela, non resterà altro che procedere con la semina, quindi prendere un cucchiaino e nel centro del vaso creare un buco di circa 1 cm di profondità. Dopodiché prendere il seme e, avendo l'accortezza di mettere la radice verso il basso, in questa maniera, e il seme di piatto rispetto al filo del terreno, quindi ve lo mostro meglio, in questo modo, ecco qua, andate ad inserirlo all'interno del terreno, così, senza premere. Semplicemente appoggiandolo, dopodiché coprire con circa 0,5 cm di terreno. Terminata la semina, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Non resterà altro che aspettare che da qui spunti la piantina. Trascorsa all'incirca una settimana da quando abbiamo messo a dimora nel terreno il seme, questo è ciò che potremo ottenere. Direi che la pianta si sta sviluppando in maniera assolutamente perfetta. Eccola qua.
Dopo 10 giorni, andando a riprendere la pianta, potremo notare che questa sta crescendo in maniera assolutamente rapida. Guardate, adesso è alta più o meno 6 cm, ma la cosa più importante è che è sana. Infatti, né sul terreno, né sullo stelo, né sulle foglie c'è presenza di funghi, muffe e batteri. Addirittura le foglioline hanno un colore assolutamente acceso e verde. Se malauguratamente dovessero presentarsi delle patine bianche sul terreno, o peggio ancora su stelo e foglie, allora la pianta dovrà essere tassativamente curata. Perché se non lo farete morirà al 100%. Per eliminare le muffe basterà prendere dell'acqua e fare una soluzione con dell'acqua ossigenata, quindi all'interno dell'acqua mettere un 10% di acqua ossigenata. Una volta creato il mix, prendere uno spruzzino e vaporizzare tutto il terreno e le foglioline della pianta. Questo sarà sufficiente per eliminare la muffa. Passati altri 7 giorni, andando a riprendere la pianta, potremo notare che questa è cresciuta davvero in maniera esponenziale, si è praticamente raddoppiata. Le foglie hanno assunto un colore molto più intenso, molto più verde, e direi che è davvero un ottimo risultato. Ecco qua, adesso la piantina è alta più o meno 10 cm. Trascorsi all'incirca 2 mesi da quando abbiamo messo la mandorla a dimora nel terreno, questo è ciò che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 15 cm che esteticamente è davvero molto bella, ma soprattutto gode di ottima salute. Ed in più le foglioline hanno acquisito già il tipico aspetto che avranno quando la pianta sarà adulta, quindi delle foglie allungate e di un verde molto intenso e lucido. Quando questa pianta avrà raggiunto all'incirca 2 anni di vita e un diametro di circa 2 cm, bisognerà praticare l'innesto al fine di farle produrre delle buone mandorle. Non è obbligatorio perché potrebbe comunque produrre delle mandorle, però per esserne certi occorrerà innestarla. Non vi fate spaventare dal doverla innestare perché farlo è davvero molto semplice. In queste immagini vi mostro quali siano le fasi nella quale dovrà passare il fiore affinché si trasformi da bocciolo e diventi frutto, quello che noi siamo abituati a mangiare. Considerate che affinché questo processo avvenga, quindi da quando il bocciolo nasce sino a quando si potrà effettuare effettivamente il raccolto, potrebbero passare anche 4-5 mesi. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategli anche un'occhiata, perché sono sicuro, quasi sicuro, che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.